Benvenuto o benvenuta in questa meditazione. In questo esercizio guidato ti aiuterò a rilassarti e ad accettarti per ciò che sei. Alla fine dell'ascolto avrai scoperto il tuo vero valore, ciò che ti rende una persona unica, e ti sentirai in pace e pieno di gioia. Stai per entrare in un momento puro, prezioso e delicato. Dunque assicurati di trovarti in un luogo che ti metta completamente a tuo agio, dove sai che avrai il tempo necessario da dedicare alla tua anima. Inizia facendo qualche respiro profondo, sciogliendo il corpo, rilassandoti sulla superficie che hai scelto. E solamente quando, con naturalezza, inizi a sentire la necessità di chiudere gli occhi, allora accogli questo bisogno, chiudendo gli occhi e lasciandoti andare ulteriormente. Rilassa la testa, rilassa la tua espressione. La fronte, gli occhi, il naso e la bocca. Rilassa le orecchie, il mento, la mandibola e il collo. Sprofonda lentamente nel tuo corpo, rilassando le spalle, il petto, la schiena, rilassa le braccia e le mani. Scendendo sempre di più verso la pancia. Il bacino, le anche e i glutei. Rilassa le gambe, rilassa i piedi.
il tuo corpo viene avvolto completamente dal tuo respiro calmo e rilassato. E in questa calma viene curato da tutta la tensione, da tutte le contratture, ti rilassi così tanto da sentirti leggero e pesante allo stesso tempo. Il tuo corpo ora sei in grado di osservarlo, quasi distaccandoti, provando un leggero senso di gioia nel vedere come te ne stai prendendo cura. Tutto questo scalda il tuo cuore e conforta la tua anima. Respira e rimani consapevole in questo momento. La tua mente ancora attiva e piena di pensieri potrebbe voler interferire, suggerendoti di uscire da questo momento così calmo e privo di impegni. Tu semplicemente osservala, lasciala parlare e continua a meditare. Lentamente lei smetterà di lamentarsi e il silenzio dimorerà nella tua meditazione. Senza fretta, mantieni l'attenzione sul tuo respiro e avvolgi il tuo corpo con questa profonda calma. Adesso pronuncerò alcune affermazioni positive che ti aiuteranno ad entrare maggiormente in profondità in questa meditazione, in questo esercizio così importante. Bisognerebbe fare come i fiori. Immagina se fossimo tutti dei fiori, ognuno di un tipo e di un colore diverso, in pace
immersi nella natura. Felici di essere dove stiamo, non potendoci muovere e andare a spasso, non conoscendo altra possibile evoluzione se non la nostra, sulla quale siamo completamente centrati. Sei un fiore. Immagina di prendere il meglio da ogni situazione. La pioggia in autunno ti prepara una casa accogliente. Il gelo in inverno ti conserva e dà riposo. Il sole della primavera ti risveglia. E il caldo dell'estate fa nascere i tuoi frutti. E siccome sei un fiore, trai il bene da ciò che il presente è. La pioggia che ti disseta, quando c'è il sole ti riscaldi per crescere. Se un ramo non germoglia, lo lasci andare, lo lasci cadere, senza rimpianti, senza pensieri, senza paure. Se arriva un temporale, hai radici solide. Anche i fiori più piccoli amano il temporale come il sole. I fiori non si mettono fretta. I fiori non provano ansia e disagio dal confronto con il resto della natura circostante. I fiori non si chiedono se dall'altra parte del mondo ci sia una pianta simile a loro, più forte e più bella. I fiori si conoscono e sanno quanto tempo sia necessario per la loro crescita. I fiori sanno che nelle condizioni sbagliate potrebbero non sbocciare e potrebbero volerci 2 o 3 anni prima di fiorire come si deve. Accettano quello che sono, il loro punto di partenza, i loro pregi, i loro difetti, e danno il massimo per farsi strada tra le piante più grandi, per raggiungere la superficie e brillare di colori in mezzo alla natura. Prendi il meglio. Tu sai cos'hai dentro. Meditazione è prendere il meglio da ogni situazione. Meditazione è capire che non ci sono regole per essere te stesso. Meditazione è essere la migliore versione di te, senza condizionamenti, senza obblighi. È essere in pace. È ascoltare il tuo io,
dentro di te. Rimuovere ogni condizionamento e scoprire dal velo dei pensieri la tua pace interiore. Il tuo io è intatto e ti dirà sempre la cosa giusta. Il tuo io è difficile da ascoltare proprio per questo, perché è in pace da sempre e per sempre e non farà altro che dirti la verità. Spesso è la nostra mente ad andare contro di esso. Per questo soffriamo, ed accettarlo è spaventoso. Meditazione è trovare la verità, trovare te stesso e riuscire a dipingerlo. E se lo farai, verrà sicuramente un capolavoro. Ognuno di noi è un fiore diverso. Non sarà facile comprenderlo, scoprire se stessi, ma sarà il viaggio del quale non ci pentiremo mai per tutta la vita. Una volta capito chi siamo, la serenità inonderà la nostra vita e sarà un biglietto di sola andata. Rimani in questo stato di profonda consapevolezza ancora per qualche minuto. E se può aiutarti, riporta l'attenzione sul tuo respiro, sull'aria che entra, sull'aria che resta e sull'aria che esce. Adesso, delicatamente, riporta la tua attenzione sul tuo respiro.
poi sul tuo corpo, svegliandolo lentamente, muovendo come prima cosa le dita delle mani, i piedi, dandoti il tuo tempo per concludere questo esercizio. Assicurandoti di portare con te tutta la consapevolezza che sei riuscito ad illuminare. La musica continuerà ad andare ancora per un po'. Quando il tuo corpo sarà pronto, potrai riaprire gli occhi. Riempi questa giornata con il tuo valore prezioso e unico, così come sei. Riascolta questa meditazione tutte le volte che lo ritieni necessario. Grazie di cuore. A presto. Namaste.